Devo ispezionare il cadavere, per forza. Dentro l'orecchio. E che cavolo. Benvenuti in me molto altro, sono Fringenzio ed eccoci qui a Siberia 4. Sì, Fringe, devi far fa a me le cose. Siamo in Siberia 4. Allora, vediamo qua, amici, il buon Fringenzio che sta dentro di me, che devo fa. Allora, siamo entrati nella carrozza lussuosa, ci eravamo lasciati così. E ora dobbiamo scoprire, trovare innanzitutto la chiave. Mamma mia. Dio bello, ma stai bene? Non credo che stia bene. Ispeziona, ok. Allora, osserva la mano. Ma pialla sta pistola no, eh? That must be the shooter. Ah, ok. Ma si è ammazzato da solo, poi. Allora, ispezione il cassetto. Vedete che si apre? No, si apre, stranamente. Però a leggere non è che faceva male, eh? Che... Nothing interesting here. Ma c'è una matita. Vabbè, più niente. Una matita può servire, eh? Allora, vediamo. Dietro. Ah, qua c'è tanta bella robetta da vedere, eh? Prendi biglietto d'addio dell'ufficiale suicida. Vediamo un po'. Mercoledì 5 aprile 1944. Di me non sarà rimasto un mucchio di ossa nel momento in cui chiunque tu sia leggerà questa lettera. Vediamo un po' cosa è successo. Qui è importante al fine della trama. Ho vissuto ogni giorno della mia vita imparando a essere fedele alla madre patria nel rispetto dei miei doveri in nome del nostro grande leader. Vabbè. Non potevo desiderare nulla di diverso. Come ordinatomi, sogniamo riusciti a mettere il treno al sicuro nel rifugio concordato, lontano dalle mani del nemico. E ok. Tuttavia l'accesso al tunnel e l'uscita ci è stato precluso da una frana. Siamo dunque condannati a rimanere sempre qui col treno, così come il comando supremo possa un giorno recuperare i segreti. Sì. Si tratta di un'inaspettata benedizione, già che l'armata rossa avanza al fronte. Questo è quando la Russia entrò a Berlino e la liberò in Berlino dai nazisti, insomma, e ci avrebbe fatto prigionieri. In questo modo il nostro segreto è salvo. Il morale delle truppe stava precipitando e mi sono visto costretto a impugnare la pistola contro di loro per salvarle dal disonore e dal tradimento a cui avrebbe condotto la follia. Vabbè, ammazzati. Adesso mi rimane di fuggire con il motociclo per poi barattare con il nemico le informazioni non nascondite del treno in cambio della libertà e li ammazzati. Ok, così questo video rimarrà. Ok. Il tesoro. So this brown shadow officer shot his own men and then killed himself. Per assicurarsi che il treno non venisse mai trovato dagli alleati. Ok, cos'è questo? Strange, a hollow shape. There must have been something in it. Aspetta che qua ci potrei. Cos'è qua? No, questo è torno al gioco. Non è che potrei. Trova le chiavi da trova informazioni sul treno. Ok, però per fare gli oggetti. Non credo che se ci mette il cuore di quello. Vediamo qua cosa c'è. Allora, vediamo di accendere la luce. Luce flickera. Major Sutel's last drink to give him courage. Qui qualcosa ci va, eh. Per forza. Allora, aspetta, eh. Allora, vediamo. Devo ispezionare il cadavere, per forza. Dentro l'orecchio. E che cavolo. Però la testa la potremmo anche mettere lì, stripes. Must have been the brown shadow officer in charge of the train. Ok, quindi vediamo se la testa la appoggiassi là. Che so farne indicazione all'ispezione, vediamo nella mano cosa ha. La dovremo spostare, vedi? Premi? Ah, c'è qualcosa qua, un meccanismo. Ma che bellezza. Intanto apro qua. Let's search somewhere else. Cerchiamo altrove. Qui invece, secondo cassetto, nulla. Nothing interesting here. Però là si è aperto scompartimento. Ah, la piastra, emblema dell'ombra bruna. Ok, questa è una piastra che serve, vedete? E questa serve metterla lì.
E ora pretende inventare apri diario. Ok. Apri diario. E ruota indietro. Ok, allora. Oh, però qua mi dice. Distinctive symbol of the brown shadow fascists. Many countries have banned it. Non potrei essere più felice. Ok. Allora, dovrei metterlo qua, a meno che ci sia altro da... Vediamo qua. Non credo che ci sia altro da vedere qui. Allora, mettiamo la cosa qua. Usa. E possiamo mettere la cosa. Questo. Vediamo cosa accade. Sicuramente devo girarlo, però in quale verso? Mo te voglio. Però... Ah, forse così? Esattamente. E mi ha dato le chiavi. Ammazza che bella chiave. Le chiavi della motocicletta. Però io volevo le chiavi della... One of the keys is still covered in blood. Del treno io volevo. Io volevo le chiavi del treno, no? Del vagone lì. Aspettate che qua ci deve stare, eh. Ispeziona, vediamo, perché Major Sutel's last drink to give him courage. Non facciamo cose affrettate, perché qua c'è state roba da ancora pare da vedere, eh. Allora, ispeziona, che magari c'è qualche angolo cieco. Ok, cos'è qui? Questa è la pistola. E va bene. Però non so perché, ma c'ho il sospetto che qua. Ma quella è la matita, ok. Non so se prendo tutti sti cassetti in un certo modo, c'è qualche scompartimento segreto. Vediamo. Magari sì, magari no, eh. Vediamo. No, così no assolutamente. Però le chiavi del... E le chiavi o stanno qua o non ci stanno per niente, eh. Può essere qualsiasi cosa. Ok, qui non c'è nulla. Usciamo fuori, usciamo fuori, basta. Mi sembra strano che non ci siano le chiavi qui del... di quel vagone, però che dobbiamo fare? Vedi, trova informazioni sul treno, però questi partono. Non c'erano informazioni sul treno. È quella la chiave? Non è buona. It hasn't been started for too long. But leave me to it and I'll see if I can get it going. If I can just get it to get nel start, frattempo noi indaghiamo sul treno. Intanto che lei la via? Oppure no? Ti lascio lavorare. Okay, I'll leave you to it then. I'm gonna go search the train a little more. Maybe I'll find something useful for when we get out of here. Sure. Ho fatto bene, ho fatto bene. Allora vediamo. Esplora il resto del treno. Ah, però questa è la chiave. Ah, perché certo. Dai. Tramo dentro al treno. Ispeziona. Vai, Kate. Un po' di corsa perché è meglio così, eh. Allora. Usa la bella chiavona. È detto così, è bruttissimo. Cioè, nel senso, la chiave grossa. Allora, gira la ruota, gira la ruota, Dai, mo ci troviamo i morti dentro, guarda. Ah, devo fa... Eccola, siamo cascati. Tira, Kate, tira. Niente, siamo ricascati. Ok, abbiamo aperto. Vabbè, mo ci entriamo lì, eh. Vogliamo aprire di più, Kate? Apriamo di più, dai.
Certo, con te i barbari a Roma non sarebbero mai entrati, eh. Ok, abbiamo aperto tutta, dai. Ah, vedi Kate, ci è voluto tanto? Mo dentro c'è un quadro perché erano fissati. Cos'è? Kate, your chariot's waiting. Hey, what are you... Sta la portiamo appresso tutta sta roba. Wow. Cioè, qua c'è roba di valore. I can't believe it. This is gonna come in nicely when we're on the road, babe. Diamo se tutto. Aspetta che mi vado a cercare la roba meglio. Cos'è un jukebox questo? A masterpiece. The Brown Shadow must have looted it during World War II. Ah, quindi questa è la roba confiscata alla madre di Kate. Potrebbe essere, eh? Cioè, potrebbe. È quel quadro lì, bella sta cosa. Questo non l'ho visto, devo essere sincero. Può essere di un'altra famiglia, di un'altra cosa. Cos'è, un pollo? Ah no, un'anfora. Dove era un pollo? Must be priceless. Now I understand why the Brown Shadow wanted to hide the train so badly. Un'antica fortuna. There's a veritable fortune in loot here. Cioè, dentro non c'è la cosa per mettere l'acqua, è finta, è una brocca finta. È un pulsante questo, no? E no, andiamo a andare qua. Allora, vediamo, osserva cos'è questo. Un altro quadro, vediamo se era di mamma. Sì, era di mamma, che l'abbiamo visto. Se è la madre, non riesco a capire. Penso di sì, penso di sì. Questo, un bel piatto, guarda che roba, tutto d'oro questo, I hate to think what became of the owners of all these stolen objects. Diciamo che si sono presi con cattive intenzioni, ecco. Questa è la sintesi. Ma guarda se lei si ricorda che è il quadro della madre di qualcosa, vediamo. Oh, è cascato qualcosa. Dentro cosa ci sarà? Una mappa? Mappa del tesoro. Qua tocca capire di uscia. Oh che my è? God. Che ci ha trovato? Che c'è? What is it? It's incredible. Dice, parla. You gotta see this. Certo. Siamo qui per qui, vedevo l'ora di aprire la carrozza e mamma dice di no. Oh! Yeah, it's pretty well done. I like the color of the rock face there. Is that what fascinates you? No, Kate. There! Look! It's right under your nose. Non ha visto niente. Dates from 1937 apparently, but I can't make out la gobba. Cola? Coba or something like that? Anyway, what's so fascinating about certo, it? Certo, Kate, te di uscia. Take a closer look. Di uscia, tu madre, no. Sorry, you'll have to be more specific, Katusha, because I still can't see. Niente, look again there. The girl. She's your spitting image. E quindi? Well. Dici davvero? You really think she looks like me? È tu madre. You gotta admit it's incredible, right? Either way, I suggest you put it away. We better get going. Non ha capito che è la madre. Niente, proprio non c'è storia. Kate, per quadro quello lì del mulino bianco, avevamo detto prima. Non c'è arrivata. Andiamo qua. No, questo l'avevamo visto? O no? Questo no, non l'avevamo visto. Ah sì, quello della... Ah no, questo è pure questo c'era. Da frana, del paesaggio, ok. Qui. Questo mi pare l'abbiamo visto. Sì, era il piatto, ok. It's amazing. Ok, c'è nient'altro. Ah, qua. No, questo è sempre questo. Però perché ce lo fa rivedere?
Sembra che non ci sia altro da esplorare qui, eh? Giusto questa, ma è sempre del mulino bianco. Per esserne sicuri, qua c'era un forziere, una cosa. Vediamo. Sembra che non ci sia più nulla, eh? Da fare qui. Usciamo. Le informazioni le abbiamo fatte tutte. Trovo informazioni sul treno. Ma non ci sono tutte, eh? You should take another look, Kate. It looks just like you. Quello avevamo capito, però... Esci... No, osserva, stiamo osservando tutti i cosi, ma qua o c'è sta qualche cosa da preme? Qualcosa di specifico, perché mi dice che la missione... Vediamo, vediamo, perché non si sa mai qua, eh? Vediamo se... Collana, cuore, ok, questo non serve a niente... Questi sono i documenti. Bigliettero, lettera di Olivia e biglietto d'addio ufficiale suicida. Dobbiamo scoprire cose, perché... Ecco, questa si può girare. Però qua... Qui non abbiamo finito per nulla, per nulla. Cosa non me lo fa prendere qua? Osserva... Io ci riprovo, però. Non ci sono dettagli che io metto che non riesco a capire. Perché qualcosa ci deve stare. Vediamo, eh. It must be priceless. Vabbè, usciamo dal treno. Che devo fare? Non lo so. Come on, Kate. You gotta admit she looks like you. It must be a sign. Hold it right there, girls! Aia! La maledetta ci ha scoperto. Vabbè, forse danno in giro. All right. You've caught us. But take a look inside this carriage. The train is full of treasure. We can all escape with tons of it. Just look. Don't move. Però come c'è a guardare, tesoro, vecchia brinconcella. Listen to me, Simona. You've always been good to us, so why can't we help each other now? We'll be stronger together. Sure. You've been nice little prisoners. Quindi... I have nothing against you personally. But... Okay. Why can't I... keep the treasure for myself? È il classico di storie. I could even say you tried to escape. Wouldn't be a lie. But Simona, don't. Don't take it personally. I just need a change of life. I think you can understand where I'm going. Però se facciamo a metà. No! Aia. La maledetta. No, devo premere il bottone. Che famo? Morimo così? Non ci credo. Via, pietra, tocca fa occhio per occhio qua, eh. Calli. Una cosa positiva c'è, a modo è più leggera. My sweet Katusha. Oh, Kate, poor Kate. Now you're on your own. With a train full of treasure. Conserva le forze. Don't talk. You need to le ultime parole famose. No, no point, Kate. Hush, Katusha. Listen. That girl in the picture. È tua madre. So cool to go looking for her together, wouldn't it? Nothing's changed. I'm still taking you with. No. You gotta go. You gotta go and find out before the guards come. Find that girl. All right. Kate. Love you. Remember me, Kate. Niente, ciao Katusha. Close my eyes now. D'altronde così, se uno traccheggia, diciamo, perde tempo, si dice a Roma, no, traccheggia.
È arrivata Simona e gli ha sparato. Ma anche Simona c'è rimasta schiettata, eh? Ecco, trova informazioni sul treno, ne abbiamo fatto, vedi? Non dovevamo uscire dal treno. Che devo fa? E niente, devo scappare a cada modo. Mi dispiace che non abbiamo fatto la cosa del treno. Magari era da fare qualcos'altro. Però vabbè, è una missione secondaria. Ci sta che non l'abbiamo completata. Però abbiamo scoperto tante belle cose. Mettiamo in moto e se ne andiamo. Ah, pure qualcosa da... E niente, Katiuscia rimane là per terra insieme a... cosa? Insieme a Simona. E demo. Dai, spingi sul gas. E uno. E due, via. Vai, parti. Vai. Cosa che ha preso troppo lenta, eh? In stile T. Ok. Tanto stiamo sulla neve, mo so cavoli perché. Penso che ci dobbiamo procurare da mangiare, credo. Non lo so. Vediamo che succede. E non credo che mo troviamo un villaggio tanto facilmente che ci accolga. Tanto guarda come guida bene Kate, eh? Una fuori classe. Abbiamo acceso il fuoco con quale accendino, cioè non... Vabbè, abbiamo acceso il fuoco così. Veramente bello, scenografico. Lo vedi? Lo vedi? È il cigno. Non ci sei arrivata, Kate? Mi sa che ci è arrivata, eh? Tanto senza il sidecar che è inutile. Mi sa che ci è arrivata Kate, eh? Ok, quella è la Polonia. L'Ungheria. Ma dove siamo arrivati? Tanto monete antiche. Ah, ok. È andata a Vaghena per scoprire le... chi era la madre. C'è poco da scoprire. Pam pam parapam. Quartiere dei fiori. Mazza, un anno ci ha messo? Gastoff d'Ombre. Ah, quindi in Francia questo. Avevo detto in Germania prima, invece in Francia. Ah, there you are. Mi spiace, avevo la testa dall'altra parte. Please excuse me, Frau Wagner. I was trying to decipher this. Is everything okay? No, non è. I found these for you. They might help you find that Müller shop you asked about. Parlano tutti i tedeschi, perciò deve essere Francia, cioè Germania, non Francia come ho detto prima. I'll be at the reception desk if you need anything else. Vabbè, poco male. Intanto la candela flickera, che è un piacere. Ok. Nel corso dell'avventura i tuoi obiettivi erano registrati nel diario. Puoi aprirlo premendo diario.
ispeziona. Guess I'd better start looking for shops called Mulo that are likely to sell art supplies. Controlla i tre negozi che potrebbero aver venduto la custodia. Sì, addio. E che vediamo tutti in inserzione. Right. Guess I'd better start looking for shops called Mulo that are likely to sell art supplies. Müller? Ma come? Io però sono curioso del Moonline pure. Escludi spunto, cioè? This shop could sell the painting case. Well, maybe. Ok. Intanto il ristorante gourmet. Devo spuntarle tutte e vedere, eh? Vabbè, Müller è qua. Però vedi pure qua Müller e Merck. On second thought, it looks all wrong. Let's try some different choices. Allora, escludi. Allora, io devo cercare da capirla sta cosa. Allora, questa vediamo mettendogli la spunta. I should stick with three choices. Checking more locations would be too much. Ok. Questo mi sembra che aveva detto di sì. Perciò qual è quella di no? Perché io devo cercare la custodia. Potrebbe aver venduto la custodia del dipinto. Custodia del dipinto. Il pescivendolo non vende custodie dei dipinti. Un attimino, I just need to check one of my choices. Ah, negozio di alimentari no, cibo per uccelli no, orologeria no. Ok, antiquariato sì. Divani, mocassini, fibbie no, banco di pegni sì. Farmacia e medicinali no. Negozio biciclette in vendita a noleggio no. Eleganza chic no. Antiquariato. Negozio di alimentari. Ah, questo forse? I nailed it for two of my choices, I think. Due delle mie scelte. Ok, antiquariato e questo ci possono stare. Banco di pegni dipinti. Antiquariato. Sono due scelte giuste e una sbagliata. Proviamo così, va. Ma ci sono anche altre cose da qua. No. Invece un banco di pegni ce l'abbiamo. Orologeria. Però orologeria sono orologi. Allora, antiquariato ci sta. E questo? Vediamo. One of my choices feels off. È proprio questa che non va bene. I cappelli, eleganza chic, ristorante gourmet. No. Müller e Merck sono cose, negozio di alimentari. Forse fibbie. Vediamo. Looks like I'm almost there. I just need to check one of my choices. Something una delle mie right. Scelte. Perciò le fibbie sono giuste. Antiquariato, dipinto. Ah, antiquariato, no? Ok, che potremmo mettere? Cioccolato. E questo? Orologeria, ma non. Two of my choices don't feel right, but one of them seems okay. Guardate, guardate. Uccelli. Eleganza, ma non credo qua. I'm pretty confident about one of my choices. Veramente non so che fare qua. E niente, mi sa che questo gameplay può finire qua, perché non lo so, ci devo ragionare sopra, ma sicuramente lo farò nel quarto video gameplay di Siberia 4. Fringenzio, te che dici? Non ci ho capito niente, non ci ho capito niente, niente stava dicendo. No, stavo di prova, non ci ho capito. No, Cocomero Fringenzio, il men arancione vi saluta e vi aspetta nel prossimo video gameplay. Yuhuu!